Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Sono particolarmente contento oggi perché la domanda di uno di voi ascoltatori, un finanziatore, direi storico di Strategia Digitale, Stefano, mi dà la possibilità oggi nel tentativo di rispondere alla sua domanda di affrontare un tema estremamente importante, che è quello del target, dell'audience, del pubblico, della nicchia. Chiamatela come vi pare, delle persone che stanno dall'altra parte alle quali andiamo a rivolgere i nostri messaggi di comunicazione di marketing allo scopo di farci del business. E allora, intorno a questo mondo ci sono infinite riflessioni dritte da parte dei vari guru digitali. Qua noi stiamo per sporcarci le mani e capire insieme con tanto buon senso cosa funziona e cosa no. E spero che lo riusciremo a fare insieme. Ma prima voglio ricordarvi che andando su strategia digitale.info non solo potete iscrivervi a Strategia Digitale in tutti i modi possibili e immaginabili, non solo potete seguire il canale Telegram con il backstage, non solo potete lasciare recensioni, diventare produttori di strategia digitale, ma potete anche inviare direttamente le vostre domande vocali, proprio come hanno fatto prima per tutte le puntate passate e potranno fare in tutte le domande future coloro che avete ascoltato, tra cui proprio Stefano. Allora non perdete altro tempo, se non volete farlo voi mandateci vostra zia, i vostri amici, i vostri colleghi, strategiadigitale.info. Ma ora bando alle ciance, è arrivato il momento. Di ascoltare la domanda di Stefano. Ciao Giulio, ti disturbo perché avrei una eh, domanda di carattere strategico o addirittura filosofico legata a un'attività eh, sul web. Io e mio fratello siamo giocatori di ruolo da più di 30 anni e eh, questa è diventata la nostra principale passione. Tant'è che noi eh, ci informiamo, studiamo, approfondiamo costantemente questa nostra passione per riuscire a farla sempre meglio ed in modo che ci diverta sempre di più. Abbiamo deciso di creare un blog eh, per parlare appunto della nostra visione del gioco di ruolo, con lo scopo di creare una community fidelizzata che seguisse questo nostro modo di vedere, eh, questa, questo hobby. Abbiamo quindi unito la nostra passione per il gioco di ruolo con delle nostre competenze che sono comunicative e eh, di riuscire a intelleggere eh, le necessità e i pensieri delle altre persone, cose che il gioco di ruolo aiuta a fare comunque e a sviluppare. Ci troviamo però in un punto particolare, nel senso, avendo appena iniziato. Eh, abbiamo dovuto ovviamente portarci al passo con quello che stava fuori perché fino a prima di fare il blog, questo hobby era totalmente interiorizzato, cioè tra di noi perché interessava farlo a noi. Dovendo comunicare all'esterno abbiamo scoperto un po' com'è il mondo fuori e abbiamo visto che il gioco di ruolo eh, come concetto si è abbastanza imbarbarito, in che senso? Una volta essere nerd era una cosa negativa, oggi invece è di moda. Quindi eh, molti giocatori di ruolo sono di fatto dei nerd e vedono il gioco di ruolo non più come un'attività eh, ludica di medesimazione e interpretazione, ma come un passatempo o come una specie di trasposizione di giochi in scatola o videogames. Noi eh, ci troviamo quindi a mm, parlare a una platea di persone che hanno avuto probabilmente il nostro stesso eh, tragitto o sono in una fase del tragitto che abbiamo passato noi perché noi avendo cominciato da ragazzini rivedo in alcuni di loro eh, alcune fasi che abbiamo attraversato noi ovviamente eh, questa nostra visione che vogliamo trasferire non è per tutti nel senso uno è per chi è veramente appassionato di giochi di ruolo due è per chi vede nel gioco di ruolo le possibilità che vediamo noi o vorrebbe vederle 3 vuole capire se può migliorare la sua qualità del divertimento. Questo però restringe notevolmente la platea di potenziali persone interessate a seguirci. Tenendo presente che ho sviluppato tutta una roadmap eh, per i prossimi anni, mh, di cui non so se riusciremo a seguire le tempistiche, però ci prospetta di arrivare in determinati settori e campi con questo gioco di ruolo fino quasi a quasi farlo diventare una professione? La mia domanda è, ma è meglio, anche se conosco già più o meno la risposta, però vorrei la risposta di una persona che eh, secondo me è veramente eh, capace di comunicare, ma soprattutto di restare fedele alle sue idee e ai suoi progetti. La domanda è, ma ehm, vale la pena di mantenere il punto correndo il rischio di perdere molta visibilità e probabilmente riuscire a raggiungere molto, molte meno persone piuttosto che eh, snaturare un po' l'idea iniziale del, del blog? inserendo delle parti più diciamo eh, populiste e quindi dirette ad un pubblico più ampio ma comunque meno targetizzato rispetto ai nostri obiettivi spero di essere espresso chiaramente perché questo dubbio ogni tanto mi viene eh, e siccome siamo agli inizi eh, riuscire a definire una decisione ferma è importante ti ringrazio molto e ti seguo sempre ciao ciao Stefano allora hai assolutamente ragione sul fatto che è fondamentale definire queste cose all'inizio sono le fondamenta questo del tuo progetto quindi senz'altro stai sulla strada giusta quello che però vorrei dirti è attenzione, attenzione, perché il tuo progetto non è un blog, ma è una value proposition. È un valore il tuo progetto. Cioè, guarda su di me: qual è il mio progetto? Qual è il mio progetto? Il podcast? Ma ci sono molte persone che non sanno neanche che faccio podcast, non hai idea di quante persone incontro che mi dicono Giulio complimenti per i tuoi video, sono proprio forti, mi piacciono un sacco. Poi ci sono quegli altri video, sì, un po' statici dove non ci sono immagini, però dici delle cose molto interessanti. Quello a cui si riferiscono è l'export della puntata del podcast su YouTube. Quindi loro sono iscritti su YouTube, non si accorgono neanche che esiste il podcast. Questo per dirti come podcast, YouTube, il blog, il qua, il là. Attenzione a non confondere il progetto con la piattaforma. Il progetto è la value proposition. Abbiamo pa parlato in passato. Sicuramente hai ascoltato questo episodio. Se non l'hai ascoltato, valla ad ascoltare di value proposition design. Il, eh, la progettazione e il disegno della value proposition. Cos'è la value proposition? La proposta di valore, che roba è? È ciò che rende unico il tuo progetto, è il cuore. Quello che ti motiva a portare avanti il tuo progetto, a investirvi forze, risorse, tempo e allo stesso tempo è ciò che rende il tuo progetto utile, indispensabile per le vite degli altri, ciò che fa la differenza nelle vite degli altri. Allora la domanda, Stefano, che ti faccio è: prima di tutto, qual è la tua value proposition? È chiarissima in realtà da quello che dici, però la devi, ho l'impressione che la devi focalizzare tu. Cioè, io quando ascolto quello che mi hai detto, dico Wow, figata! Cioè, Stefano con la sua esperienza, la sua pratica può aiutarmi a sviluppare attraverso il gioco di ruolo la mia passione, la capacità di essere appassionato di qualcosa. Le mie skill, come l'ascolto degli altri, la mediazione, l'intuizione, um, la simulazione, non lo so, a seconda del gioco di ruolo, il tutto in un contesto di divertimento. Cioè, dove devo mettere la firma? Ditemi subito dove devo mettere la firma che la metto. Tu mi stai dicendo, Giulio, nella mia visione, in quella di mio fratello, perché noi siamo stati fuori dai giochi, però... Tutto questo, leva tutto quello che hai detto e lascia solo il cuore di quello che mi hai comunicato: cioè che tu vedi il gioco di ruolo come uno strumento per, in una cornice di divertimento, aiutare le persone a sviluppare la loro passione, a lavorare dal punto di vista emotivo. Dal punto di vista um, della loro motivazione, della loro spinta, del, della loro libido, del loro divertimento, per sviluppare delle skill che poi gli saranno utili nel mondo reale. Cioè, fighissimo. Proposta di valore eccezionale. Davanti a questa proposta di valore, la domanda che ti devi fare non è quante persone voglio che mi seguano, quanto vorrei che il mio target fosse ampio, che la mia audience potenziale fosse ampia. Tutte queste sono cavolate, cavolate complete. Questi discorsi sull'audience sono discorsi, non lo so, chi è che ci ha abituato a queste cose, forse il marketing passato dall'offline all'online, il marketing che deve vendere le visualizzazioni o l'audience tanto al chilo, i lead a quintalate? Ma questa non è la realtà delle persone, questo non è come funziona Internet, te lo assicuro al 100%. Non devi farti questi ragionamenti qua, vedo un sacco di persone che cadono sempre nello stesso errore, nella stessa, nello stesso tranello. Ue Gaudiano, vabbè, la nicchia si sa che bisogna puntare sulla nicchia, lo dicono tutti i marketers. Ma non vorrei che questa nicchia fosse troppo ristretta, perché non la allarghiamo un po'. Ecco, questa è l'idea. Cioè, da una parte c'è l'informazione, la nicchia è bella. Anche, voglio dire, anche accettata così come un dato di fatto. Io mh, sono contrario a ogni forma di gurismo. Perché le cose vanno provate con mano. Sì, ok, tu mi dai un'indicazione. Mi fido di te. La provo proprio perché mi fido, la provo. E dopo che l'ho provata ti posso dire che cosa ne penso. Se funziona o se non funziona. Non è che è perché me l'hai detto te allora... È vero, perché magari è stato vero per te nelle tue condizioni nel tuo contesto e anche per questo che sono sostanzialmente contrario a questa moda del citare il grande imprenditore che ti dà la frase ispirazionale ma perché quelle possono essere tutte cavolate per me cioè io non sono americano non c'ho la media company mega galattica non c'ho i finanziatori non vivo nella silicon valley o oh, ringraziando i dio come pubblico, persone che hanno la testa e gli funziona in maniera diversa da un americano, ma le cose per me saranno sostanzialmente diverse. Quella frase che può essere per te ispirazionale nel mio contesto non vale niente. Infatti, questo mi fa impazzire degli imprenditori. Con i controattributi italiani che sono capaci di mettere tra parentesi tutte le cavolate che ci vengono da oltreoceano e ragionare a volte in maniera apparentemente grezza, terra-terra, dicendo sì vabbè. Però a me questo mi funziona, a me questo non mi funziona. Questa è un'attitudine tipicamente italiana che secondo me è molto bella perché eh, ti permette di stare attaccato alla realtà. Chiusa parentesi su questo. Allora, da una parte le persone dicono "Sì, la nicchia è figa". Dall'altra parte però poi quando si trovano una bella nicchia, mi ricordo Robin Hood che nel suo campo si insegna a ricercare la propria nicchia, che ho l'immagine di lui che si dispera vedendo i suoi allievi che prima trovano la nicchia e poi la allargano. Ecco dall'altra parte, dopo che l'abbiamo trovata, ci viene la preoccupazione: ma non è che poi so troppo poche persone? Poi riesco a guadagnare abbastanza? Riesco a diventare ricco? Riesco a rendere il mio progetto sostenibile? Eh, allora mi devi dire che gioco vuoi fare? Cioè, lo stai facendo? Perché la tua value proposition è una value proposition solida che scuote e riguarda te per primo. O lo stai facendo per trovare il trucchetto per diventare ricco facilmente subito tenendo il sedere parcheggiato sulla sedia della tua scrivania a casa, cioè capiamoci subito che cosa vuoi fare. Sono sicuro che Stefano, per te, il caso è quello di qualcuno che ha una reale passione e vuole portare questa passione agli altri. E allora ti dico: dopo aver definito la value proposition, chiediti a quali non a quante a quali? persone, questa cosa, questa value proposition può realmente cambiare la vita in meglio. Chiediti questo e il quante è semplicemente una conseguenza e non è importante. Tante, poche, quante sono tante per te? Eh, capiamoci perché poi uno dice tante, poche. Quante sono tante, Stefano, per te? Chiediti, quante ne vuoi? Questa mania di avere i pubblici grandi dipende dal fatto che molti monetizzano attraverso la pubblicità, le affiliazioni Amazon, per cui servono quantità sconfinate di persone alle quali puoi interessare quello che vai a comunicare sul web. Se ci pensi, una cosa mainstream, una cosa per tutti, è necessariamente una cosa di bassa qualità. Ma tu che cosa vuoi fare, Stefano? Una cosa di bassa qualità? Perché, se parliamo di soldi, allora potremmo farci i nostri calcoletti. Beh, allora io potrei guadagnare di più facendo questo o quell'altro. Ma se parliamo di ciò che sta alla base del tuo progetto, del fatto che tu credi realmente nel tuo progetto, ma tu te la senti? Di, se io ti dico, guarda, Stefano, fallo, ma non farlo bene, fallo un po' così. Eh, buttato lì dai, fatta così piace a tutti. Ecco, non è così, que, quelle cose così non funzionano. Ne ho viste decine, anzi ne ho viste centinaia di cose fatte così, di progetti eh, messi là, allargati, trasformati per cercare di far contenti tutti, avere la moglie piena e la botte ubriaca. No, la, la botte piena e la moglie ubriaca. Ma poi va tutto a carte 48 perché si sente il sapore delle cose non fatte bene e allora Stefano ti voglio riportare la mia esperienza lo sai quante volte le puntate di strategia digitale sono scaricate ogni mese te lo dico io più di 30.000 ecco di quelle 30.000 puntate scaricate le persone che stanno dietro e che ogni giorno ascoltano strategia digitale che quando non lo pubblico ecco ora stanno lì e Dicono, ma com'è che non ha pubblicato la puntata oggi? Io gli mando un messaggio quasi quasi, gli chiedo che è successo. Le persone a cui manca strategia digitale, poi non sempre, nel senso ci sono periodi in cui uh, te può mancare assolutamente tutti i giorni, altri periodi in cui mh, non te ne accorgi. Oggi ho parlato con una ascoltatrice che saluto, Nicoletta bene Nicoletta mi ha detto guarda lei vive a Miami ora sta in Italia in vacanza e mi ha detto Giulio sono pessima mi sono persa tutte le puntate da quando sto in Italia ma ora che torno a Miami mi metto lì tranquilla vado a portare in giro il mio cane e recupero quindi magari in questo periodo lei non fa parte di quei fedelissimi ma vuoi sapere di 30.000 ascolti quanti sono i fedelissimi? te lo dico io mille di quei circa mille fedelissimi Ce ne sono alcuni che sono ancora più fedeli, che sono proprio drogati di strategia digitale, che sono i membri del canale Telegram. Chi è iscritto a strategia digitale sul te su Telegram? Questi qua, li saluto a proposito, che sono andati su telegram.me/slash strategia digitale, si sono iscritti e si beccano tutti i giorni la puntatina appena esce, senza dover andare neanche a cercarsela. Bene, questi qua si beccano anche dei contenuti extra, video, foto, cose particolari. Bene, questi qui sono in questo momento circa 380, quindi 30.000 a 1.380. Guarda come si assottigliano i numeri. Eh, di questi 380 i produttori sono circa una settantina, cioè quelli che. Decidono un bel giorno di diventare parte di strategia digitale, di mettere mano al portafoglio e metterci là un dollaro, due dollari, dieci dollari, venti dollari, 30, 50, 100, 150 e eh, finanziare strategia digitale per dire: Sai che faccio nella vita? Sono anche finanziatore founder di eh, strategia digitale. Ok. Queste qua sono circa 70, quindi da 3,80 siamo scesi a 70. Di questi qua, di, dei produttori di strategia digitale, quelli che finanziano per l'80%, quindi dei 1800 e rotti dollari che strategia digitale riceve dal crowdfunding, l'80% viene da 15 persone. 15 persone. Quindi, a parte la segmentazione, no, che potremmo vedere che dice sì, però poi c'è anche il 20% che proviene dalle altre 55 persone, però fondamentalmente quelli che sentono, si sentono veramente coinvolti, per, per quelli per i quali strategia digitale, Giulio Gaudiano, il mio lavoro di ricerca, di sperimentazione, che non si ferma davanti a niente tutti i giorni, 24H. Per loro fa veramente la differenza. Cioè, loro se non avessero tutto questo non riuscirebbero, avrebbero difficoltà serie a fare business come lo fanno oggi. Per cui eh, portano indietro anche del valore economico. Benissimo. 15 persone. Stefano, stiamo parlando di 15 persone. Allora vai pure al bar a sentire quelli che si fanno fighi di avere mille, centomila, diecimila fan su Facebook, ma non serve a niente. Chiediti quali sono le persone alle quali puoi fare la, veramente la differenza. E il terzo consiglio che voglio darti, quindi il primo è focalizzati sul fatto che il tuo progetto non è un blog, ma una value proposition. Numero due, eh, chiediti quali persone, non quante, quali persone per quali persone il tuo progetto fa realmente la differenza? E qui vale il detto pochi ma buoni. E numero 3, ascolta queste persone e fate guidare da loro. È quello che faccio io costantemente nel Digital Mastermind. Chi sta dentro il Digital Mastermind lo sa. Io quando ho un dubbio su cosa fare, chiedo a loro: Dico ragazzi, ma io vorrei fare questo, ma che dite? È una pazzia? Oppure... E loro mi, mi guidano. Mi dicono quello che piacerebbe a loro e io faccio quello che piacerebbe a loro, certo, quello che io reputo giusto, interessante e di valore, naturalmente, ma mi baso sul loro feedback. Eh, oppure quando lo allargo, mi baso sul feedback dei finanziatori di strategia digitale. Perché? Per il principio, beh, loro pagano, ti danno i soldi, allora eh, devi fare quello che dicono loro. No, non per questo, ma per il principio del. Per loro faccio realmente la differenza, per loro quello che faccio, la mia value proposition è reale, si incarna, è realmente di valore importante. E allora a chi posso andare a chiedere dritte, feedback, consigli se non a loro? Stefano ti faccio tantissimi auguri per il tuo progetto, mi raccomando tienimi aggiornato, poi tu sei un produttore di strategia digitale quindi siamo a strettissimo contatto, in bocca al lupo per il tuo progetto a te e a tuo fratello e voglio ricordare a chi magari passa per qui per la prima volta che strategia digitale vive dei produttori, di coloro che tra voi ascoltatori si so sentono così coinvolti da voler partecipare al finanziamento del podcast, chi sono? Beh per esempio Fede. Federico Izzi, Raffaele Tovazzi, Roberto Pagliarini, Giulia Adami, Fotografia, Pietro Capozzi, Gianluca Sacone, Denis Calzolari, wpoke.it, Francesca Traverso, Roberta Andreoni, Matteo Neroni, Franco Nicosia, Fabrizio Guidi, Marzia Tomasin, Paolo Pugni, Beatrice Biasuzzi, Niccolo Ravanelli, Cristian Manganelli, Enrico Girotti, Vittorio Neri, Andrea della Via, Francesco Surf, vhdl Simone Guzzetti, Marco Paolini, presentazione animata.it, Mattia Garbarini, Antonio Mattioli, Chiara Cirinà, Rocco Ieraci, Fabio Marcialli, Alessio Casarolli, Fulvio Iulita, Acatamato, Iacopo Livia, Oleopoldo, Antonino Cotroneo, Paolo Gollo, Massimiliano Roberto. Rosario Rizzo, Stefano 2.0, Mariano Lampis, Maura Rizzo e tantissimi altri produttori che partecipano a questo podcast. Vuoi partecipare anche tu? Beh, vai su youmediaweb.com/slash finanzia. Veramente niente di più semplice. E voglio dirvi, ragazzi, che questa settimana, venerdì sera, a Roma, se siete a Roma o nei Paraggi, avete la possibilità di conoscere molti dei produttori di strategia digitale, sempre i primi che nomino che sono a Roma per un summit del Digital Mastermind e tantissimi altri che vogliono partecipare alla festa di strategia digitale, un piccolo incontro, un piccolo smart networking per conoscerci, stringerci la mano e poi prenderci in allegria un aperitivo insieme. Tutte le informazioni le trovate nel link. Nelle note dell'episodio quindi non mi resta altro che ringraziare anche Sara Veltri, coautrice del programma, il nostro fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it, curatore del nostro sound design. Grazie mille ragazzi e alla prossima. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti e appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.